Ciao Marco, ciao. Vieni qua nel giardino di casa tua, che poi sarebbe anche la, il posto dove ci sono, dove c'è il tuo teatro bellissimo di Torino, che ho visto nascere praticamente quasi 30 anni fa. Poi è capitato che ti ho intervistato tipo 10 anni fa. Dimmi qualcosa, tutti e due facciamo queste robe qua psicodrammatiche, tra l'altro da 30 anni. Dimmi qualcosa di questi 30 anni. Che sensazione hai adesso, 30 anni dopo? Che mentre Moreno, quando si muoveva, lui era molto conosciuto. Lui era molto conosciuto, per cui quando andava in giro lui era una star. Sì. Poi, morto lui nel 1974, le cose sono piano piano sfumate. Lo psicodramma l'ha cominciato a conoscere sempre meno gente. Sì. Quando sono arrivato qua, mi sono iscritto alla scuola di Gianni Boria nel 1991. Mm-hmm. Qua praticamente a Torino che facesse lo psicodramma moreniano, forse non c'era nessuno, c'era pochissima gente, forse posso dire quasi nessuno. Sì. Bene, adesso lo psicodramma moreniano ha ritrovato il diritto di cittadinanza più seriamente di come era alla fine degli anni 90. E tu di tuo, per dire un'emozione tua? Beh, essendo io un amante del magister creator che è Jacopo Levi Moreno, mi sento un po' come doveva sentirsi lui quando andava a fecondare i territori. Dunque mi sento un po' un fecondatore. Un missionario. È una specie di missionario. Un esploratore. Un esploratore, un convogliatore di incontri. Un Amerigo Vespucci, una roba così. Sì, però poi bisogna anche arrivare da qualche parte, non solamente circumnavigare, eccetera. Bisogna arrivare da qualche parte e stanzializzarsi, trovare una forma di per stare e stare in un territorio, in modo che le persone quando cercano una certa cosa la trovano. Ah. Questo è molto importante, trovare ciò che uno cerca. Sì. Molto bene. Questo è. Dai un viatico, una massima, una roba per chi c'ha curiosità di sta roba e non sa, digli qualcosa che gli serve. La cosa che posso dire è via San Domenico 16. Questa è pubblicità. Certo, il luogo. Ma questo è perfetto. Ma di Torino, precisamente. Torino. Ma di anche una cosa che ti viene dal cuore. Dal cuore. Che è molto bello raccontare, ma è molto più bello agire il racconto agito, per cui è come la vita non si racconta, la si agisce, la si vive, la si pratica. È molto bello anche nelle forme di terapia o di formazione, piuttosto che raccontare tutta la difficoltà e i problemi, agirli, trovare modo di agirli, però per agirli bisogna trovare un palcoscenico che ospita l'azione, e questo è lo psicodramma. Molto bene, grazie. A questo punto partiamo. Ci rechiamo al Torino Film Festival 2018 per la presentazione del film di Rossellini su Moreno, che documentiamo in un video precedente. Dopodiché torniamo al teatro, che ormai è calata la sera, carichi di tutto questo incontro, per partecipare a un confronto fra di noi a proposito di quello che abbiamo visto e sentito, con un bel gruppo di colleghi già molto esperti o che si stanno affinando, tutti attenti al cinema, con me soprattutto allo psicodramma. Ma prima di immergerci in questo momento collettivo di ulteriore approfondimento, sentiamo qualcosa che ci dice il Greco. Allora, ecco qua, buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, signor Marco. Beh, questa è una giornatona, caro mio. Sto filmando una giornatona, sì, ma io anche sono per la giornata. No, io. Tu lo, sei parte della giornata. Partecipe della giornata. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa. Bravo, bella roba, bella roba. Sì. Ecco. Se pensi che. Voglio dirvi che. No, se pensi che. Laura, c'è gente, me compresa, che ha cercato sto film 20 anni fa, eccetera.
senza trovare un accidente. E, cioè, è strano, è una specie di filo, come si dice, i fili che si tirano, quelle robe lì. Ottavio Rosati pensava che il film di Rossellini fosse Psicodramma di un matrimonio del 64, quello che ha pubblicato Marino. Sì, sì, sì. Invece no. Ho dovuto dire che non... No, purtroppo. La scena fu stupenda. Ero in macchina e gli dissi: Ottavio, ma senti un po', cosa mi dici del film di Rossellini? Beh, quello è quello di Parigi del 1964. Sbagliato. Bravo, sì, così, andò così. Il professor Greco. Non è così. No, non è così. Quello è il Psicodramma al matrimonio, 64. Il film di Rossellini antecedente del 56. Bene, bravo Marco. Faccio presente. Mettiamoci tutte e due qui dentro, non so cosa si veda, ma che siamo a Palazzo Greco. Ecco. Palazzo Greco a Torino, non in altre parti d'Italia. Così, la buttiamo lì. Via San Domenico 16.